Presidenzi, il Presidente Callipo, dopo la sconfitta, una delle sue prime esclamazioni, ovviamente delusione, ma ha detto, ha sottolineato che si è sbagliato tutto quest'anno e che tutti si devono sentire in discussione, a partire dal primo allenatore, ma anche il direttore sportivo. Cosa devo dire? Non lo so, cosa avete sbagliato? Beh, sbagliato. Presidente. Se è buona? Se prendiamo per buono quello che dice il Presidente. Ma i fatti sono chiari, i fatti sono chiarissimi. La squadra gioca malissimo, la squadra non riesce a fare nulla. Non sembra neanche vero per come gioca male, perché onestamente giocatori che in altri posti hanno fatto ben altri risultati e ben altri tipi di prestazioni, qui non riescono a venire fuori, quindi è ovvio, è lampante che qualcosa di sbagliato c'è, è molto importante, è ovvio. Ma il discorso che tutti si devono sentire in discussione, questa è una cosa di sempre, non di questa sera, è una cosa che vale in ogni momento. Si aspettava di essere a questo punto del torneo con questo punteggio? La risposta sicuramente no, come diceva anche ovviamente Francesco. Si è spiegata le ragioni, si è fatta un'opinione? Quando le cose non funzionano in questo modo è molto difficile capire quali sono le ragioni. Non è semplice, perché ci sono motivi tecnici, ci sono motivi di gestione, ci sono motivi del fatto che non ti riesce nulla. Non riesce a fare niente, la squadra si allena tutti i giorni in maniera con grande dedizione, con impegno, non viene meno nessuno, lo staff medico lavora bene perché di infortuni fino ad oggi, grazie a Dio, non ne abbiamo avuti, siamo stati tutti bene, però le cose non funzionano, quindi non è facile trovare il punto dove andare a colpire. Certo, è ovvio, le cose non funzionano, questo è chiaro, quindi c'è poco da discutere. Bisogna capire se c'è da prendere qualche provvedimento oppure se bisogna cercare di lavorare con la squadra, cercare di provare a ridargli fiducia. Adesso sono 4 mesi che ci proviamo. Settima sconfitta, domanda anche questa credo banale, cioè come se ne esce? E abbiamo detto col mister sicuramente più lavoro, però probabilmente lui diceva che allena gli uomini che c'ha, probabilmente forse servirebbe anche se ci state pensando andare sul mercato, non so se... Ma non, secondo me non è una questione di mercato, perché dove intervieni? Su un centrale, su un palleggiatore, su un opposto, su uno schiacciatore, su un libero, non funziona nulla. La cosa che lascia un po' perplessi è che non funziona nulla. Io vedo anche Davide Marra, che è sempre stato uno dei migliori in tutte le partite che ha fatto, anche lui in questo periodo va molto male. Non facciamo una difesa neanche se ci ammazziamo, non funziona l'attacco, non funziona il palleggio, non funziona il muro, non funziona la ricezione, prendiamo dei break di 6-7 punti consecutivi, quindi interviene sul mercato, ma per cambiare che cosa? Chi? Questo è il problema. In queste 13 giocatori si fa fatica a cambiarli. No. Nel calcio funziona, ma credo anche nel volley che si cambia l'allenatore, ma ovviamente questa non è una mia richiesta. Io volevo ritornare sui giocatori e dire che probabilmente in attacco qualcosa è mancato a questo posto. Anche Tupertini tempo fa parlava che non lo sta rendendo per come forse vi aspettavate. Questo sicuramente, certo. Però non è che noi perdiamo le partite perché l'opposto non mette la palla a terra. Quindi io credo che dare la croce a Pech serve a poco. In una partita come questa, dove non ha funzionato niente, cosa posso rimproverare a Pech che non posso rimproverare a tutti gli altri? Quindi non lo so se è colpa di quel giocatore o di quell'altro, perché in effetti tutto gira male. Poi si perde la fiducia, è una squadra che primo set avanti 5 punti, che va via bella tranquilla, al primo errore sparisce. Prendiamo un ace, poi praticamente facciamo fatica a fare cambio palla e ci fanno un break di 6-7 punti. E da 5 punti di vantaggio che abbiamo passiamo a meno 1, meno 2. E non riprendiamo più la partita, perché così succede. E così è successo con tutti.
Così è successo con tutti. E con tutto il rispetto per Sora, che è una bella squadra quadrata, che fa il suo gioco, però credo che forse qualcosina in più stasera potevamo anche farla. L'avversario ce lo poteva anche consentire, però credo che... Senti, scusa, qualche settimana fa mister Giubertini diceva sì, comunque e la coperta è sempre corta, perché se lavoriamo su un determinato fondamentale magari poi perdiamo in un altro e magari abbiamo sempre comunque problemi. Probabilmente allora è sbagliato il modo come si sta lavorando, perché evidentemente potrebbe anche essere questo. Scegliendo, potrebbe anche essere questo, io non capisco che cosa significa che la coperta sia corta. Cioè, la coperta se è corta anche per gli altri, non è che è corta solo per noi. I tempi di partita e allenamenti, come ce l'abbiamo noi, ce li hanno gli altri. E giochiamo ogni 3 giorni, giocano anche gli altri ogni 3 giorni. Giochiamo ogni 7 giorni, anche gli altri. Noi abbiamo le mattine, abbiamo i pomeriggi per lavorare, fare quel fondamentale, quest'altro, abbiamo i pomeriggi per fare tutto. Abbiamo il tempo per fare tutto. Non capisco in che cosa la coperta è corta. Quindi, sì. Ci potrebbe essere un mistero, lo dovrebbe magari sapere più degli altri. No? Ma sicuramente, magari, ma certo. Probabilmente se finora ha lavorato in un modo, probabilmente da domani bisognerà lavorare in un altro, perché finora non ha reso questo modo di lavorare. Su questo non c'è dubbio, non possiamo dire la cosa, che non possiamo dire che sia diverso. In effetti non ha reso. Due domande. La prima, lei si è mai trovato in una situazione così complicata, nel senso squadra forte e posizione di classifica così bassa? E la seconda domanda, non pensi che in questo momento il problema, più che un problema tecnico, sia veramente un problema psicologico, dove né i giocatori né l'allenatore riescono ad uscire da questa situazione che forse nessuno si aspettava? E poi cosa può fare in queste situazioni un direttore sportivo? Cioè, che tipo di direttive può dare per cambiare rotte? Cioè, in questo momento un direttore sportivo che cosa potrebbe fare? Beh, il direttore sportivo è chiamato a prendere delle decisioni in questo momento, non ha altre armi. Io non sono un tecnico che può andare, e non mi permetto neanche andare. Io sono presente a tutti gli allenamenti, non manco neanche a uno. Io guardo tutto, controllo tutto, ma io non metto bocca negli allenamenti. Io non sono tenuto a mettere bocca negli allenamenti. Io a fine allenamento discuto con l'allenatore ciò che è andato e ciò che non è andato. Ma quello che deve fare la squadra, il lavoro che deve fare, lo deve decidere l'allenatore. E così deve essere sempre. Nel momento in cui io vado all'allenatore a dirgli tu stasera alleni così, faccio prima e faccio anche meglio a ringraziare l'allenatore, a salutarlo e a cambiarlo. Perché in questo momento no, perché non è una cosa così semplice. Io non mi sono mai trovato in questa situazione. Nel senso che noi abbiamo avuto una squadra forte come questa, che era l'anno in cui giocavano Urnaut, Caliberda, Buti, Forni, Barone, Klapwijk, Farina Libero. Era una squadra forte come questa, perché credo che questa sia una squadra di tasso tecnico forte come quella squadra lì. Quella squadra lì al girone di andata arrivò quarta, andammo a giocare alla Final Four di Coppa Italia, ve la ricordate, abbiamo vinto in casa con Cuneo 3-0 gli ottavi di finale di Coppa Italia, i quarti di finale di Coppa Italia. Questa squadra, però quella squadra lì, il giorno di ritorno, per problemi proprio psicologici, di rapporti tra giocatori, ha fatto un giorno di ritorno scandaloso. Quindi io ho vissuto quella situazione, ma l'ho vissuto in un momento successivo, al contrario. Questa invece l'abbiamo, non siamo mai riusciti a far diventare questi ragazzi qua una squadra. Sono bravi ragazzi, sono lavoratori, non ci sono problemi tra di loro, non li notiamo, non li vediamo se ci sono, ma non credo che ci sono. Però non funziona, perché questo gruppo ancora non è diventato una squadra. Non lo so se bisogna trovare il metodo per farla diventare una squadra. La soluzione si deve trovare, si deve discutere, ed è una soluzione che va discussa e va decisa insieme al presidente. Su questo non c'è dubbio, perché poi la saggezza e l'esperienza del presidente sa cosa significa trattare e avere a che fare con gli uomini. Probabilmente non sa cosa significa attaccare una palla di posto 4, diagonale stretta, diagonale lunga. Ma come trattare con gli uomini, sicuramente questo lo sa. Ed è un confronto che bisogna fare con lui. Quando prima parlava di provvedimenti, forse siamo a caldo, ha già escluso evidentemente il cambio allenatore, perché ovviamente
pensa a qualche altra cosa come quando parlava di provvedimenti prima? Nel senso, no. Troppa carota e poco bastone. No, questo veramente la carota è già finita da parecchio tempo, perché è già da tanto che noi abbiamo la squadra in una sorta di ritiro, non hanno più permessi per andare a cena fuori, non hanno più permessi per tornare tardi la sera, non hanno più permessi per rimanere fuori quando andiamo in trasferta, quindi una sorta di ritiro c'è già, la società non è che è stata ferma in tutto questo tempo, perché non è che è una situazione che stasera, ovviamente perché abbiamo giocato contro Sora e allora ci è sembrata più pesante, ma era pesante già prima, non è che prima era meglio di così, di oggi, era già una situazione che, insomma, sì, è troppo poco, troppo poco. Abbiamo già chiesto prima, quindi, come se ne esce, avrete un colloquio con il Presidente? Sicuramente, bisogna valutare, bisogna stare lì, ragionare, qualcosa va fatta perché... Però stasera esclude... movimenti tecnici, diciamo. Intanto un movimento tecnico bisogna averlo già in mente, bisogna averlo già preparato, io vi dico la verità, no, non l'ho preparato, quindi voglio dire, dobbiamo parlare col Presidente e vedere cosa fare. A posto.